playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia, per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro 60 News. Anche questa sera abbiamo un nuovo ospite, ne incontriamo uno a sera e in relazione all'ospite anche un argomento legato al virus, questa sera legato principalmente anche alle vicissitudini tante diverse che riguardano la comunità più popolosa di questo lembo di terra, la Locride. Siderno è una città importante, la città, poi anche il contesto, la Locride, e avremo modo anche di parlare di tant'altro anche per la sfera e anche le competenze dell'ospite di questa sera, che intanto saluto, così perfezioniamo anche perché siamo ancora a distanza per via appunto del virus e delle ristrettezze. Buonasera, professor Barranca. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, mi lasci dire qualcosa sul suo conto per presentarla meglio, ovviamente non alla sua comunità che la conosce strabene, ma al resto, ecco, dell'uditorio e del pubblico che abbiamo oggi con noi. Domenico Barranca, già docente, vicepreside scuole medie Pedullà ed Alvaro di Siderno, più volte presidente di commissione in esami di Stato designato dal MIUR, dal 2011 presidente di commissione esami universitari per i docenti precari in tutta Italia su discipline letterarie, sostegno e disagio sociale, già sergente dei bersaglieri che hanno più volte sfilato a Siderno, già vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e pubblica istruzione, osservatore arbitrale FIGC, ispettore federale antidoping in Serie A, commissario di campo in Serie D e regionale, unico al momento, mi pare di aver capito, certo candidato a sindaco alle prossime comunali di Siderno con liste di ispirazione di centrodestra, vero professore? Non è questione di essere uno, perché diciamo ho avuto sempre a cuore lavorare per il mio paese, per la mia città. Io non è che ancora sono candidato al 100%, la mia candidatura dovrebbe nascere, e spero che sia così, da una coalizione con più anime del centrodestra. Al momento è un soggetto dove ci sono più convergenze in questo momento, chiaramente siamo in una fase molto prematura. Senta, vorrei iniziare così come cominciamo con tutti quanti, la classica domanda che
serve appunto per scaldare anche tecnicamente al nostro appuntamento i motori. Ecco, come ha vissuto questo lockdown, questa improvvisa emergenza sanitaria dal punto di vista personale? E mi lasci dire anche, per tutto quello che abbiamo elencato finora, per le tante attività, le tante competenze, particolarmente dolorosa nel suo caso. Dunque, no, per quanto riguarda questo problema legato al Covid-19, come movimento culturale abbiamo fatto anche noi la nostra proposta, che ha voluto comunque essere posta all'evidenza alla massima autorità statale della provincia, cioè alla prefettura di Reggio Calabria, al governatore della regione, l'onorevole Santelli, alla giunta regionale, alla commissione, carabinieri e via di seguito. La nostra proposta è stata quella che era inutile insistere di creare a Sederno un nuovo centro Covid, perché è già esistente nella vicina Loche. Non che noi non vogliamo che l'ospedale di Sederno si riprenda, anzi lotteremo per questo, però riteniamo che erano e sono state parole inutili dire rafforziamo il centro Covid con la struttura di Sederno, per diversi motivi. La struttura già esistente di Locri era provvista di tutto ciò per l'occorrente, con medici specializzati, personale specializzato, camere specializzate, quando ancora a Sederno, purtroppo, le strutture dell'ospedale di Sederno non sono, tra l'altro, ancora collaudate al 100%. Portare quindi un centro Covid a Sederno era impossibile, come si è dimostrato non solamente per Sederno, ma anche in altre zone della Calabria. Abbiamo visto ieri sera in trasmissione che altre zone non è possibile farle. Infine, mi preme anche sottolineare che, essendoci questo centro Covid a Locri, diciamo specializzato, ha dato anche i suoi frutti, va bene, non me la sentivo neanche di insistere per portare il Covid-19 nella mia popolazione, quando a 3 km c'è già la struttura adeguata. Ecco, invece la proposta che noi abbiamo fatto come Sederno nel cuore è stata quella di chiedere a quelli che prima ho citato che alcuni reparti dell'ospedale di Locri, per far spazio e rinforzare quindi il Covid a Locri, venissero portati a Sederno. La cosa secondo me non è stata presa neanche in considerazione. Abbiamo anche sottolineato a viva voce che era stata promessa a Sederno la Casa della Salute. Quando hanno chiuso l'ospedale di Sederno, in controparte, tra virgolette, hanno detto vi apriamo la Casa della Salute. Non hanno fatto niente. Quindi noi dobbiamo batterci per aprire a Sederno quei reparti che non siano doppioni di altro ospedale a 3 km, ma reparti nuovi. Va bene? Quindi ripeto che aprire in quel momento un altro Covid-19 sono state parole superflue di chi le ha dette. Noi invece ci siamo battuti per aprire l'ospedale di Sederno con altri reparti e dare più spazio a Locri nel rinforzare. Siamo andati subito ad un dunque, cioè al cuore già di una problematica che avrei e ho ancora intenzione di trattare meglio, perché poi nel contesto ancora più generale, perché poi abbiamo visto quanta fragilità attorno a questo sistema sanitario locrideo, dobbiamo tornarci, siamo ancora in una primissima fase. E per primissima fase vorrei che subito si trattasse quella che è la strettissima attualità, perché proprio ieri è stata consegnata a Sederno la bandiera blu, e questo vorrebbe significare tante cose. Vuole significare anche che Sederno può tornare gli antichi fasti, perché Sederno insomma era ed è stata per tanti anni la capitale del turismo locrideo. Poi è successo quello che è successo, e quello che è successo lo tratteremo meglio. Intanto, come ha colto questa notizia? Beh, io penso che questa è una domanda che mi fa felice, anche perché penso di trasportare nelle mie parole la felicità di tutti i sidernesi. Riconquistare la bandiera blu dopo tanti anni non era facile, va bene? Viste anche le situazioni di emergenza che abbiamo a Sederno per quanto riguarda la raccolta dell'immondizia, eccetera, eccetera. Però è stata riconosciuta a Sederno, grazie all'impegno di chi si è adoperato in questo, va bene? Una situazione molto positiva che dovrebbe essere, e spero, sia un trampolino di lancio per una grande ripresa della nostra città.
Dunque, ma siamo alla fase 2, giusto? Da pochi giorni è cominciata questa fase 2 dovuta al virus in termini anche sanitari e sociali, ma siamo anche ad una figurativa fase 2 nella politica locale, politica sidernese, perché la fase 1 era quella prima del virus, quando già era partita in qualche modo la campagna elettorale, giusto Barranca? E questa fase 2, sì, sì. Per questa fase 2 cosa prevede? Ma non è che prevedo qualcosa di particolare, ripeto, il movimento che abbiamo creato non vuole altro che essere da trascinatore, da sprono, ecco, diciamo, da sprono verso le altre politiche, verso gli altri partiti che si rivedono nel centrodestra. Nulla toglie, come già abbiamo avuto anche adesioni, che semplici cittadini non schierati o simpatizzanti di questo, di quello o del movimento sono già arrivati in abbondanza. Politicamente, quindi, io ripeto, noi siamo aperti a qualsiasi collaborazione. Non è scritto ancora che il professor Barranca deve fare il sindaco. Il professor Barranca ha dato la propria disponibilità. Se ci saranno altre disponibilità, si discute e si vedrà. Chi ha miglior curriculum, migliore attaccamento nel sociale, eccetera, eccetera, sarà il candidato del centrodestra. Quello è quello che penso io. Niente ancora è assodato. Gli ultimi anni sono stati costellati da alti e bassi riti, anche furibonde politiche tra partiti, circoli, movimenti e quant'altro, una sorta anche di, io oserei dire, oscurantismo in quella che è la vita politica, che poi si è riflessa anche nel sociale a Siderno. Ecco, però adesso vogliamo un po' toglierci un po' di sassolini dalla scarpa, i suoi intanto, quali sono questi circoli, secondo lei, Barranca, associazioni, partiti politici, comitati civici, che hanno delle colpe e magari, ecco, quindi possono battersi benissimo il petto, e chi magari ha dei meriti per aver comunque cercato di salvare il salvabile? La storia politica degli ultimi anni, come la possiamo raccontare in brevità? Allora, carissimo signor Gagliano, la storia politica delle mie città, diciamo, in questi ultimi anni, va bene, ha subito, ci sono state alcune situazione di scioglimento dei consigli comunali, che non ha, sciogliere un consiglio comunale significa, per quanto mi riguarda, offendere tutta la comunità. Ritengo che questa sia una delle leggi che va ripristinata, va bene? Perché sciogliere un consiglio comunale significa proprio scoraggiare l'elettore. Infatti io in giro ho notato, nell'avvicinare alcune persone, che hanno dimostrato proprio poco coraggio, tra virgolette, a candidarsi per le vicende trascorse. Certamente da quelle esperienze trascorse e negative noi staremo molto attenti. Noi, prima di fare un passo ufficiale per qualsiasi cosa, dobbiamo essere sicuri al 100% che quell'argomento, quell'importanza, quell'approvazione va fatta secondo i termini di legalità e di rispetto di tutti, altrimenti il sottoscritto non metterà firma in alcun atto. Nella composizione della lista, suppongo. Senta, Barranca, uno dei problemi più grossi che ha la città in questo momento è sta cercando di capire se verrà fuori un nuovo dissesto, ma perché non si riesce ancora a far quadrare i conti in città? Allora, a questo proposito, signor Gagliano, le devo dire che le recenti notizie di questi giorni, emerse a mezzo stampa e a mezzo social, hanno messo nuovamente in allarme tutta la popolazione, perché da breve si era già usciti da un altro dissesto. Doveva finire prima l'altro dissesto, come è stato promesso, ma si è riusciti. Ora, ricadere nuovamente in un dissesto sarebbe una cosa veramente catastrofica. A tal proposito, alcune forze politiche, movimenti, associazioni, come prima lei ha detto, e a Siderno ci sono associazioni di veri sidernesi che amano la loro città, va bene? Abbiamo fatto una piccola riunione nella sala consigliare, alla presenza di due commissario della triade, in modo particolare la responsabile numero uno, la signora Caraccio. Per i dovuti chiaramenti, la signora Caraccio ha delucidato la situazione economica. La situazione economica al momento è di circa 7-8 milioni di euro in negativo, dovuta essenzialmente a debiti protrattisi dalla vecchia gestione. E come si possono togliere questi soldi?
facendo un concordato almeno al 40-50% con coloro i quali che nei confronti del comune hanno un'azione di credito, no? Quindi si deve cercare un accordo con questi qua, e quindi la disponibilità che il comune per esempio ha con questi signori, con queste ditte, è di circa 3 milioni e mezzo di euro, che sono pronti, a quanto sappiamo, per essere pagati, e quindi un po' rinfrescare la situazione per quanto riguarda il settore economico. A tal proposito più amici siderneschi sono intervenuti. Anch'io sono intervenuto a nome di Siderno nel Cuore e ho fatto la mia proposta. La mia proposta si è basata principalmente di creare, quindi di convocare nuovamente queste ditte, questi signori che devono essere pagati giustamente, va bene? Cercando di convincerli di accettare. La seconda proposta che ho fatto è stata quella che da molti anni a Siderno ci sono circa 1000 pratiche di condoni edilizi che giacciono nei cassetti. Forse qualcuno è stato fatto, e sa benissimo che lei, sanando 1000 pratiche, significa portare migliaia o milioni di euro nelle casse comunali. Altra proposta che ho fatto, anche perché, signor Galliano, lei che mi conosce, io sono una persona molto pratica, diamo bando alla burocrazia. Diamo spazio a chi vuole intraprendere nuove attività. Facciamolo subito, presto e bene, naturalmente, nei limiti della legge, assolutamente, sempre rispettando qualsiasi legge, qualsiasi norma. Va bene, bene. Diamo quindi possibilità a tutti di lavorare, di creare, perché l'economia non è che la facciamo così. L'economia deve essere fatta e farla rinascere con le sollecitazioni, ma anche con tutti coloro che amano Siderno e che amano il proprio mestiere. Tutti i fattori che però hanno minato al tessuto sociale in tutti questi anni, negli ultimi anni, questo vestito sociale è stato un po', come dire, sgualcito. Adesso bisogna un po' ricucirlo, rammendarlo, risistemarlo, e sappiamo quanto importante sia, perché ecco, lei prima pure ricordava tante associazioni attive, attivissime, insomma, che ci tengono molto, hanno tanto orgoglio, ecco, di appartenenza. Poi ci sono tante comunità sparse, di siernesi sparsi per il mondo, che devono essere tenute vicine, no? Ecco, poi la condizione di giovani che vediamo partire, gli anziani che vorrebbero più agio nella loro, insomma, nel loro status, ecco, per farli stare tranquilli, anche loro a buon agio, e quindi bisogna anche un po' ricucire questo tessuto sociale. Certo, in prospettiva futura sarà molto importante l'assessorato alle politiche sociali. Caro amico Gagliano, mi hai anticipato. Guarda, uno dei punti programmatici che proporrò è quello di lavorare maggiormente sul sociale. Io ho avuto l'occasione, affacciandomi dalla finestra di questa nostra sede, che si trova dietro il comune, a vedere in questi giorni lunghe file di cittadini in attesa di avere dei buoni pasto. Ho visto lunghe file di cittadini al centro della protezione civile ad attendere una busta della spesa. Ti dirò che noi come movimento abbiamo contribuito nel nostro piccolo, dando mascherine, dando buste di spesa alla protezione civile, che poi ha distribuito. A tal proposito vorrei ringraziare la signora Maria Bizantini e tutto lo staff della protezione civile che stanno lavorando alacramente per far avere la busta del latte, la busta dei biscotti, la pasta o altro, va bene? La frutta, a quella povera gente che, ti dico, giornalmente fa la fila, senza aver vergogna, perché chi è povero rimane povero, purtroppo, chi è ricco rimane ricco. Infine, come tu mi dicevi prima, bisogna lavorare sul sociale, ma bisogna lavorare anche ad alzare l'economia del paese. Noi abbiamo la fortuna, essendo di ispirazione centrodestra, che alla regione c'è una regione di destra, quindi non voglio dire
assolutamente, non voglio parlare male delle precedenze, ma avendo degli amici nel centrodestra ti viene più facile colloquiare, vero? Ti viene più facile essere ricevuto, ti viene più facile progettare. Ora ti dico un'altra, caro Gagliano. Quando i nostri giovani, cominciando da mio figlio, devono tornare nei luoghi di lavoro, per esempio mio figlio lavora, insegna a Milano, mi ricordo il 4 di gennaio decine e decine di pullman di varie ditte, va bene, che hanno svuotato letteralmente la città di Salerno della sua migliore gioventù. Mi è venuto il nodo in gola, sia per mio figlio e sia per i figli dei miei amici e dei miei concittadini, vedere decine, centinaia e migliaia, credimi Gagliano, ho visto decine, centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani ragazzi, tra l'altro ex alunni miei, tra l'altro, va bene, andare tutto al nord, Bologna, le zone maggiormente Bologna, Verona, Torino, Bolzano, Milano, Trento, Torino, tutti per Trento. Va bene. Rischiando, purtroppo in questo periodo di pandemia, rischiando anche. Mio figlio è stato 2 mesi, tanto per fare un esempio, che è uguale per gli altri, in quarantena da oltre 2 mesi e mezzo, ora ha avuto la possibilità di rientrare ed è in quarantena per 14 giorni nella sua abitazione. Quindi, come vediamo, le nostre città, le nostre zone, la nostra Locride, la nostra Calabria è svuotata di contenuti in questo senso. Amministrazione, magari una sua ipotetica amministrazione, partire dall'economia, creare quelle condizioni per fare intanto i giovani, farli rimanere nella loro terra natia e quindi poi tutto il contesto ovviamente sviluppare insomma anche un aspetto sociale imponente quale è nella realtà di Siderno. Senta, un altro problema che ha la città, che adesso hanno tutti i comuni, proprio in questo tratto temporale, tutti i comuni calabresi, perché molte discariche, infatti proprio ieri la Santelli incontrava i 5 prefetti, insomma abbiamo rifiuti per strada un po' ovunque, ma Siderno aveva problemi ambientali già da prima, perché c'erano mali odori spesso denunciati da alcune associazioni ambientaliste, ce ne sono almeno un paio in città, quindi c'era già un problema ancora prima di questo insomma stato attuale delle cose, che si è ingigantito ma un po' ovunque, anche per la chiusura dell'impianto di San Leo. Ecco, sotto l'aspetto anche ambientale c'è molto da lavorare. Che intenti ha il suo gruppo di lavoro? Quando noi parliamo di questi problemi, subitamente San Leo. Dicendo San Leo significa che in quelle zone, va bene, insistono strutture alberghiere, strutture turistiche e grossi nuclei familiari. L'impianto cosiddetto TMB, ovvero il trattamento meccanico biologico, ha sempre evidenziato purtroppo nella nostra città gravi anomalie, non dico quotidianamente, ma spesso la città, ovvero quella parte sud di Siderno, spesso e malvolentieri naturalmente, è soggetta a questi brutti odori che sicuramente non sono buoni per la salute di ognuno di noi. Cosa proponiamo noi? Però noi diciamo che Siderno in questi anni, da allora quando è stato creato il centro di via San Leo, ha già dato moltissimo. Ora è da diverso tempo che la spazzatura, l'indifferenziato non viene raccolto, perché non c'è più spazio, e non c'è più spazio neanche nelle altre per contenere la spazzatura di 42 comuni. Siderno non è più in condizione di contenere la spazzatura di 42 comuni. Cosa proponiamo noi? Proponiamo che la Regione trovi altri siti dove costruire altri impianti e quindi dare sfogo a Siderno, perché ha dato moltissimo, sia per quanto riguarda il maleodore, sia per quanto riguarda quello che ha dato. Non può, non è più nelle condizioni, la gente ormai non sopporta più. Io conosco gente che abita da quella parte, ma professore, non ce la facciamo più. Hanno perfettamente ragione, perché io abito anche nella zona
di fronte allo stadio comunale, quindi parte sud di Salerno, e spesso anch'io sento, quindi immagino quella gente che abita vicino, come si sente. Quindi la nostra proposta, che sarà mandata a tutti gli enti predisposti, sarà quella di trovare, come credo lo faranno, ho visto ieri sera una trasmissione, altri siti, perché quei siti esistenti sono proprio al massimo della loro capienza e sopportabilità di materiale e di popolazione. Vabbè, quindi dare credito a questa nuova amministrazione regionale che si è appena insediata, sì, e quindi deve darsi anche determinate priorità anche in questo senso. Senta Barranca, però insomma Siderno, quantunque possa poi magari correre a mille, occorre che insomma ne benefici anche dal contesto, tutto quello che c'è attorno, perché se Siderno corre e le altre marciano insomma lentamente non si va da nessuna parte. Ecco, voglio dire, quali sono i problemi di questa Locride, di questo lembo di terra, cosa si può fare? Perché poi se andiamo a fare un'attenta e profonda analisi, siamo una delle terre, continuiamo a dirlo, ma questo lo sappiamo da sempre, una delle migliori terre al mondo, che ha infinite risorse, però paradossalmente è una delle più povere. E ho un problema contingentato, nel senso che se poi viviamo in un contesto tutto attorno, e mi riferisco alla Calabria, tante cose non funzionano, di riflesso ovviamente a subire qual è quel lembo di territorio che è più a sud tra tutti. Per esempio, se non funzionano gli aeroporti, non ci sono le discariche, tutto quanto, poi si soffre ancora di più, anche perché si è molto in periferia, tra virgolette. Ecco, come si può risollevare il contesto generale Siderno, e ora parliamo di Locride, come si può tirare su questo territorio? Allora, caro Vegliano, noi sappiamo benissimo che c'è l'assemblea dei sindaci della Locride, vero? 42 comuni. Grossi risultati io non ne ho visti. Ultimamente vedo qualche movimento in più con la nuova responsabile, il sindaco di la signora di Caologna, va bene, che è una donna molto intraprendente, ho avuto piacere anche a lei fare gli esami universitari, è una donna molto preparata che si sta dando da fare. Certamente, come lei mi diceva, uno da solo non può fare niente, anche se la città più popolosa o meno. Si deve lavorare in sinergia, tutti i paesi devono avere uno stesso ragionamento, mai contrapporsi per la poltrona, ma contrapporsi esclusivamente nel progettare e cercare di rinnovare la nostra situazione, che come lei ha accennato è una delle situazioni più negative della nostra Italia, va bene? Anche se nel contesto sappiamo che la fascia ionica, la famosa Locride, va bene, terra della Magna Grecia, va bene, è sfortunata, non sappiamo perché è sfortunata, ma sta a noi altri che abbiamo a cuore proporsi e fare quello che può fare. Io per mia natura, per mia forma mentale, non mi sono mai tirato indietro. La popolazione di Siderno ha riconosciuto più volte me, essendo stato tra l'altro il primo degli eletti sempre, il mio dovere da fare. A me la poltrona non piace, io ero sempre in giro nel territorio a vedere quello che manca. Addirittura, per fare un esempio molto pratico, ne ho decine, in piena estate, girando il territorio di Siderno in una delle alture, mi incontro in una casa alcune persone dove l'acqua arrivava proprio un filo di acqua. Ho chiamato, era la famiglia Moschella. Si affaccia, guardo dentro e c'era un ragazzo sulle rotelle, un diversamente abile. Allora io dico: come fate? Mi fa: professore, quando ci dobbiamo lavare dobbiamo dire a quelli che stanno sopra di noi di chiudere l'acqua. Bene, signor Gagliano, io nello spazio di 2 giorni ho fatto mettere 1800 metri di tubi di polietilene e l'acqua arrivava così. Questo è uno dei tanti esempi di come bisogna fare, l'assessore comunale, il sindaco e il consigliere comunale, altrimenti chi non vuole fare queste è meglio che stia a casa e non si prenda la responsabilità di farlo. In questo contesto il discorso, già che parliamo, ecco, di territorio più ampio, più a largo raggio, la Locride, ecco, la questione sanitaria, noi siamo partiti proprio con queste disquisizioni, cioè la sanità, ecco, però l'ospedale di Siderno non deve riguardare soltanto i sidernesi, l'ospedale di Locride non deve riguardare soltanto i locresi, quello di Gerace, che in realtà non c'è, non funziona, non ha una funzione ancora, non si capisce cosa fa, insomma, non può interessare soltanto i geracesi. Ecco, quindi inseriamo in questo contesto e partiamo
riguarda questo aspetto. Tra i mille, ovviamente, se non c'è sanità, non c'è sicurezza e magari anche, ecco, ad esempio, il turista non verrà tanto ben volentieri se non si sente sicuro dal punto di vista anche sanitario in questo luogo. Ecco, la sanità. E poi abbiamo visto con questa esperienza del virus, ancora di più, si sono ingigantiti determinati problemi. Ecco, come possiamo rimodularla questa sanità locridea? Adesso abbiamo anche dei nuovi amministratori in loco regionali, quindi insomma gli aiuti ci sono, ecco, determinate responsabilità le abbiamo. Noi abbiamo avuto anche una vacatio politica in questi ultimi anni in questo territorio. Allora, mi fa piacere nominare i due consiglieri regionali della nostra zona, cioè Giacomo Crinò e Sainato, va bene, che io conosco, è piacere di conoscere, e ho visto già che si sono mossi bene. Bene, spetta a loro maggiormente imporre questa nostra situazione della Locride, va bene, nei posti giusti della regione. Su loro sono a contatto con la Presidente, sono a contatto con i consiglieri, con la Giunta, e sanno ben bene qual è la nostra situazione. Penso che ognuno di noi si farà portavoce, come già ci siamo fatti portavoce, delle nostre situazioni che vengono affrontate, che devono essere affrontate. Oh, sono speranzoso, lo ripeto, perché conosco i due nostri conterranei qua e vicini di casa, ma nello stesso tempo conosco anche gli altri di ispirazione centrodestra, che sono sicuro che faranno il bene di tutta la Calabria, ma in modo particolare per quelle zone che ne hanno maggiormente bisogno. Credo che le farà piacere, a me tantissimo, mi conosce, ci conosciamo ovviamente, parlare di sport. Se vogliamo parlare di sport, però vorrei che cominciassi. Sì? Pino, scusami un attimo, dovrei completare con altre nostre idee. Oltre a quello che avevo detto prima sul sociale, sui ragazzi, sulla gioventù, su progettare per portare delle industrie e lavori qui nella nostra città, noi abbiamo in mente, e saranno punti del nostro programma, completare l'iter per far decollare il teatro, che altrimenti rimane un manufatto. Ripristinare la diga, è stata completamente abbandonata. Prolungamento del lungomare lato nord che congiunga Siderno, Marina di Gioia e Saracella, era già allo studio uno stralcio. Va bene? E infine un altro progetto che andrà avanti, se avremo la fortuna di andare al comune, c'è un progetto chiamato Smart City, che significa che tutto il territorio di Siderno, nessuno escluso, nessuna contrada, nessuna via, avrà il suo palo di illuminazione a LED con costo zero per l'ente comunale. Questi sono punti su cui mi batterò principalmente. Punti essenziali nel programma, appunto, di questa coalizione. Bene, senta, allora parliamo di sport, come dicevamo, però vorrei che partissimo da quell'icona dello sport comprensoriale che è lo stadio di Siderno, là dove insomma si calamita un po' tutta l'attività anche agonistica degli sportivi locridei, che però è chiuso da diversi anni. Mi pare che sia adesso deposito di attrezzature del comune, niente meno. Ecco, la nuova amministrazione, la sua ipotetica amministrazione sarà subito attiva per fare in modo che insomma torni l'attività allo stadio? Carissimo Vigliano, tu domenicamente mi incontri negli stadi comunali dove io vado a fare il commissario di campo, vero? In tal merito io ho grandi esperienze nel campo del calcio, dalla Serie A alla promozione, all'eccellenza, e uno dei punti prioritari anch'esso nel nostro programma sarà il ripristino del calcio che conta a Siderno. Ti comunico una cosa: lo stadio di Siderno ha un titolo particolare, è intitolato all'ispettore Raciti, sappiamo chi era, no? Per la morte di Raciti, allora l'amministrazione di cui io facevo parte ha intitolato lo stadio a Filippo Raciti. Io dopo, se avremo la fortuna di andare al comune, dopo pochi giorni mi attiverò al 100% per il ripristino dello stadio comunale nel migliore dei modi, togliere l'eternitti per questo motivo che è stato chiuso, rifacimento del manto verde in erba sintetica. Naturalmente su ciò ci sono i contributi sia regionali sia della federazione, dal CONI. E infine, per prima cosa,
dentro lo stadio comunale, e l'ho promesso a più persone che si ricordano del personaggio, ci sarà una statua di Don Mimmo Cataldo, grande trascinatore del calcio sidernese nei tempi che furono, e molto amato dai sidernesi, ma un po' dimenticato comunque. Mi lasci dire, era ora. Andiamo avanti. A proposito di ora, ora che cosa succede al calcio dilettantistico? Insomma, noi abbiamo questa autentica valvola di sfogo qui, parliamo di questo lembo di terra della Locride sempre, no? Siamo praticamente dei maniaci, dei patiti di calcio. È chiaro che questo virus ci ha cambiato la maniera di vivere, ci ha cambiato completamente. Ecco, ma cambierà in che maniera, in che misura il calcio, che comunque andava in un certo modo anche cambiato, per certi aspetti cambiato, perché noi, ecco, proprio perché poveri non potevamo spendere e sperperare tanto denaro per come facevamo, per come abbiamo fatto anche fino a qualche mese fa per il nostro beneamato calcio, però insomma anche con degli spropositi che più che mai adesso emergono e sono, ci sembrano addirittura scandalistici, anche in prospettiva futura, perché pare che molte società non possano iscriversi ai prossimi campionati perché sono insomma combinate male le famiglie, gli imprenditori e i presidenti di società. Secondo lei che cosa accadrà a questo calcio intanto dilettantistico? Allora, facendo una piccola, andando un attimo a ritroso, volevo dire che mi risulta che i campionati di Serie A dovrebbero riprendere a giugno, quindi è un primo passo. I campionati minori dovrebbero anch'essi, a quanto so io, riprendere. Non è facile, a quanto io ho parlato l'altro giorno con uno dei responsabili, mi ha detto: Mimmo, non è facile riprendere i campionati regionali, ce la metteremo tutti a farlo riprendere e farlo concludere, perché effettivamente mancano 5-6 giornate per concludere il campionato dovutamente, altrimenti le classifiche verranno bloccate, chi è prima in classifica verrà promosso, chi è l'ultimo in classifica verrà retrocesso. Per quanto riguarda il futuro calcistico della Locride, ma non solamente della Locride, ritengo che diverse società non ci saranno più. Va bene, oggi fare una squadra di calcio decente, ovvero di centro classifica, come si suol dire, ci vogliono migliaia e migliaia di euro. La gente non ha più soldi, ha difficoltà a sopravvivere, a mandare avanti la propria azienda, quindi credo che non ci sarà molta gente disponibile a mettere soldi nelle squadre di calcio. Per quanto riguarda Siderno, noi lo faremo tutta. A Siderno deve rinascere il calcio con il simbolo di Mimmo Cataldo, che darà uno sprono al risveglio calcistico di Siderno. Sì, va benissimo, bisogna vedere in che modo, chiaramente non facendo sempre degli spropositi. A proposito di spropositi e di cose, insomma, di incongruenze, noi spesso ci incontriamo anche in partite di Serie D. Qui da qualche anno stiamo assistendo a due campionati in uno, che i primi tempi insomma giovavano anche per il movimento, per gli entusiasmi, perché si sa, insomma, qui a Roccella assiste alla Regina, al Bari, a Palermo, è stata grande cosa. Però se ci pensiamo bene, ecco, per la stragrande maggioranza non può essere anche tutto positivo, ecco, quello che c'è, perché non si può manco più investire, quindi si appiattisce per buona parte il torneo di Serie D. Vanno riviste anche determinate formule? Ritengo che vanno riviste determinate formule, perché ci sono, per esempio, il girone mi pare I della Serie D, dove c'è Roccella, prevede trasferte lunghissime in Sicilia, in Puglia, in Campania. Ti dirò che io sono stato più volte in Sicilia a fare il commissario di campo a Canicattì, a Palermo e via di seguito, e per arrivare, guarda che ci vuole molto. Sono stato anche in Puglia, vicino Lecce, in zone non facili da arrivarci. Però ti dirò, ho incontrato squadre veramente preparate. In modo particolare mi ricordo una delle ultime visionature di mia presenza come commissario di campo a Canicattì, è stata la partita Canicattì-Biancavilla, finita ai calci di rigore, ultima partita in Italia, e ha vinto il Biancavilla, che nel girone del Roccella, all'ultimo calcio di rigore. Però ti devo dire, squadre preparate e società pronte, ad altre parti sono molto più preparate di noi.
Sì, poi c'è da dire che anche in Serie D ci sono due campionati interregionali molto dispendiosi, si passa da un'eccellenza dove c'è un campionato juniores regionale che dura pochi mesi, con trasferte insomma non lunghissime, a due campionati interregionali. L'interregionale ovviamente cambia la maniera di pensare, di vivere, di agire, perché ovviamente quando vai in una trasferta devi partire il giorno prima. Quindi ti immagini le spese che ci sono, eccetera, eccetera. Quindi vanno un po'. È il momento giusto per rivedere, vero Barranca, un po' le varie formule, i vari assetti, i vari gironi. Riducendo principalmente le trasferte, fare dei gironi con città più vicine, va bene? Riducendo le trasferte, ridurre due gironi, penso no, perché le squadre attualmente ci sono. A meno che l'anno prossimo molte di queste squadre non si iscriveranno, quindi ci sarà un girone unico. Non è da escludere. Un aspetto importante, anche perché lei è un uomo di scuola importante, lo dicevo appunto in premessa, qualche cenno biografico, ha avuto importanti ruoli, continua ad averli, ecco, nella scuola. Anche la scuola ovviamente adesso cambieranno tante cose, soprattutto con i più piccoli, con i bimbi non si scherza. Lei pensa che la scuola calabrese possa reggere il passo della nazione e della ripresa che il governo centrale vuole? Dunque, tenere il passo della scuola del nord non è facile, anche perché noi, a differenza, e me lo dice mio figlio che insegna a Milano, anche perché noi, a differenza di loro, non abbiamo quelle strutture adeguate che hanno a nord. Io mi ricordo le mie prime esperienze che ho fatto a Milano. Io ero in una scuola e c'era quotidianamente anche il medico. C'era una sala dove può capitare con un ragazzo, una ragazza, un insegnante, poteva avere dei problemi, c'era il medico pronto. Oggi, come lei diceva prima, si fa la didattica a distanza. Per quanto ne so io, al nord siamo quasi in una percentuale del 90% che è attrezzato, qui a sud ancora siamo intorno allo 75-80%. Anch'io, in questo periodo, ho fatto e sto facendo esame a distanza ai docenti precari. Certamente io ho amato sempre fare esami frontali, cosiddetti frontali. La persona umana è persona umana, il satellite è un'altra cosa, però non ci sono altri mezzi. Ecco, se oggi non c'era questo mezzo, noi non potevamo fare questo nostro incontro. Così, se non c'era questo mezzo, non c'era quella continuità come fatta didattica e professionale del docente. Senta, a proposito di distanze e di vicinanze, ecco, questo è un altro aspetto. Lei diceva e aveva il caso anche il caso di suo figlio, proprio diretto, quindi in famiglia. Se a settembre riaprono le scuole, qui ripartirà un autentico esercito di insegnanti meridionali, sidernesi, pure tanti, che dovranno andare al nord. E noi sappiamo che rischi si corrono. Anche questo è un aspetto che andrebbe meglio curato? Sì. Noi speriamo per tutti che questo virus, anche con l'avvento del caldo, come sappiamo, se ne vada, scompaia. Speriamo per tutto e per tutti. Il primo di settembre inizia come al solito l'anno scolastico. In quelle date, o qualche giorno prima di quella data, il MIUR darà disposizioni. Al momento la disposizione è che, se questo coronavirus non scompare, la didattica riprenderà sempre via telematica. Quindi può darsi pure che il docente che ha la cattedra a Milano possa rimanere sul posto di Siderno e fare la didattica a distanza con gli alunni a Milano, come stanno facendo tuttora. Fino al 30 giugno c'è l'attività didattica a distanza. Quindi può darsi pure che a settembre, se la situazione non migliorerà, ma noi speriamo che la situazione venga debellata dal caldo torrido che dovrebbe arrivare, dovrebbe scomparire questo coronavirus 19. Ovviamente la preoccupazione è tanta se poi a settembre, perché poi il passo è breve, voglio dire anche due mesi poi trascorreranno in maniera, vedrà, molto molto rapida, e il problema probabilmente persisterà e comunque la preoccupazione persisterà. Senta, noi abbiamo sorvolato, ma su questo aspetto non possiamo solo sorvolare, bisogna atterrare e pensarci meglio, perché credo che insomma anche lei, da persona molto impegnata, molto intrecciata nella sociale, abbia avuto modo di parlare, di capire
capire la preoccupazione, lo sgomento, l'incertezza che ci sono negli operatori turistici, perché Siderno è una città, e boh, la bandiera blu ovviamente ha certificato ancora una volta, l'ennesima bandiera blu ha certificato ancora una volta la vocazione turistica di Siderno. Quanti operatori ci sono che in questo momento non sanno, ecco, come andranno a svolgere la propria attività? Li ha sentiti? Cosa pensano? Sì. Cosa pensa lei, Barranca? Allora, diciamo innanzitutto che la bandiera blu in questo momento, come io lo stemma qua della Federazione degli Aerei Gioco Calcio, la bandiera blu è il fiore all'occhiello in questo momento all'attività turistica della nostra città. Ho molti amici che lavorano in estate, la preoccupazione c'è. Ci sono molte famiglie che già con 2 o 3 mesi di lavoro in estate tirano avanti la baracca della famiglia. Non lavorare nell'estate, va bene, in questa estate, è un grossissimo problema. Questa gente come fa a mangiare? Come manda i figli a scuola? Come manda i figli, come fa a crescere la propria famiglia? Noi speranzosi che tutto si risolva, va bene, speriamo di risolvere pure questo qua. Attualmente, a quanto mi risulta, le attività che hanno i lividi, va bene, ho letto qualcosa, per esempio l'ombrellone che l'anno scorso era distanziato di 1 metro dall'altro, quest'anno dovrebbe essere distanziato di circa 5 metri, 4-5 metri dall'altro. Si potrà andare a mare su prenotazione del lido, quindi alcuni accorgimenti ci devono essere, però l'attività balneare sicuramente si farà, noi speriamo che si farà al 100%, va bene, perché gli albergatori, e a Siderno ci sono albergatori come si deve, l'attività commerciale, l'attività ludica, le pizzerie, tutto ciò che gira intorno al turismo, va bene? E a Siderno l'anno scorso c'è stato un boom di turisti, va bene? Quest'anno non per Siderno, ma per la situazione generale, mondiale, italiana e calabrese, anche se quella calabrese è minore di quella del nord, va bene? Tocchiamo ferro. Va bene? Ritengo sarà un'attività turistica inferiore a quella dell'anno scorso. Purtroppo non ci sono Siderno, ma è tutte le fasce. No, dico Siderno, stavo dicendo, Siderno aveva ricreato quelle condizioni, ecco, per poter risanare il pregresso e anche riabilitarsi nel campo turistico. Non facendo tantissimo, è rappresentato tantissimo purtroppo da noi, tante opere che sembrano, insomma, di facile attuazione, poi in realtà sembrano le opere gigantesche. Mi riferisco al lungomare, perché poi bastano pochi ingredienti, lungomare, spiaggia, queste cose qui, poi sappiamo che già c'è di per sé, di suo, già l'enogastronomia, questa è innata, la natura, quella incontaminata, quella per fortuna è stata toccata poco, quindi basta poco per riabilitarsi alla grande, purtroppo adesso questo virus, ma speriamo che passi presto. Senta, un altro aspetto, abbiamo sorvolato, siamo veramente in chiusura, ma torniamoci perché è importante, anche perché per quello che ha detto lei poc'anzi, nel senso, attenzione, perché se andiamo noi al governo cittadino potremmo essere favoriti in qualche modo, aiutati, sostenuti da una amministrazione regionale che ha gli stessi colori. Abbiamo dei rappresentanti ora qua in loco che possono darci una grande mano d'aiuto. Ecco, sotto questo aspetto poi abbiamo visto anche il nuovo governo regionale muoversi anche con passi importanti in questa primissima fase, pur nell'emergenza. Quanto confida nell'apporto del nuovo governo regionale? Allora, vorrei fare una piccola premessa, caro Pagliano. Ritengo che sia doveroso da parte di tutti, destra o sinistra, aiutare tutti. Va bene, io sono uno che sono un uomo di destra, ma sono uno che rispetto tutti, dalla sinistra alla destra. Se c'è, per esempio, se in questo momento c'è il centrodestra al governo regionale, non è detto che se vengono proposte dalla sinistra vanno bocciate, assolutamente, abbiamo solamente qualche priorità in più degli altri perché abbiamo votato centrodestra e abbiamo amici eletti nel centrodestra, nulla toglie comunque che anche quella sinistra hanno tutti possibilità di acquisire ciò che gli spetta come spetta a quelli della destra, su questo non si discute, è corretto da parte di tutti fare questo qua.
Sura Barranca vuole chiudere con un avviso ai naviganti, un avviso ai sudanesi. Prima ne abbiamo parlato, poi ci siamo subito addentrati nelle varie problematiche in loco, nel territorio, nella Locride, in Calabria e quant'altro. Ecco, quindi c'è questa coalizione che ancora è costruenda, mi pare di aver capito, la sua fatta da chi, da che cosa, e, ma questo in brevità ovviamente, ecco, proprio per voler lasciare un messaggio, un avviso appunto ai sidernesi. Poche parole per descrivere quello che sta accadendo politicamente a Siderno. Allora, carissimo, il nostro progetto è politico, culturale, perché ho intenzione di fare molta cultura nella città di Siderno. Io ho già diversi insegnanti, amici, o in pensione o altro, va bene, che vogliono lavorare nella cultura. Per esempio faremo la settimana sul poeta Giacomo Leopardi, una settimana sul poeta Giosuè Carducci, una settimana su Alessandro Manzoni, altre cose, va bene, portando testimonianze e lontani parenti che esistono. Per esempio il Leopardi, che è uno dei poeti più amati dai giovani, va bene, io sono stato a Palazzo Recanati, a casa Leopardi, ho la possibilità, perché ho delle conoscenze, di fare una grande mostra su Giacomo Leopardi. Bene, far recitare le sue belle poesie. I miei alunni hanno dovuto imparare, hanno imparato il Leopardi come si deve. Va bene, la poesia più bella della letteratura italiana, L'infinito o Alla luna, sono due poesie eccezionali, dove il Leopardi si ritirava nel suo io, va bene, a guardare il mondo esterno, perché lui è stato un internato nella propria biblioteca paterna. Quindi io lavorerò molto sulla letteratura, sulla scuola, io sono un uomo di scuola, va bene? Ci saranno pure coloro i quali si dovranno occupare di uffici di assessori pubblici, l'assessore pubblico si dovrà occupare dalla mattina alla sera della situazione, va bene, sulla viabilità urbanistica, mettendo al posto giusto la persona giusta. E una persona che fa il professore non può andare a fare il muratore o viceversa, deve fare il professore, impegnarsi sulla scuola, il muratore o l'assessore ai lavori pubblici si deve impegnare su ciò che serve al territorio sidernese. Questo è quello che noi ci siamo ripromessi come movimento politico-culturale. Quindi il binomio politico-culturale, ti ripeto, è nato dalla passione di molti di noi. Abbiamo moltissimi amici che sono con noi. In questi giorni, diversi cittadini sono con noi, perché hanno ammirato quello che noi facciamo, hanno ammirato quello che abbiamo fatto per la gente bisognosa, va bene? E noi siamo disponibili con tutti. Ti ripeto, qua nessuno ancora è candidato a sindaco. Certamente io proporrò la mia candidatura se verrà accettata dalle altre componenti. Nulla toglie che ci sia qualche altro che tutti riterranno che sia all'altezza, non ci sono problemi. L'importante è fare una coalizione di centrodestra. Ognuno al posto giusto, sicuramente con una grande passione da parte di chiunque. Beh, ovviamente ancora abbastanza prematuro, c'è tutto il tempo ovviamente per costruire meglio le coalizioni. Ma intanto la ringrazio perché ci ha fornito importanti, interessanti indicazioni. Ringrazio il professore Mimmo Barranca. Io vi ringrazio dell'ospitalità, della cordialità e di questo luogo che dovremmo fare spesso, perché la gente ci segue e vi segue. Grazie professore Barranca. Grazie, buona serata. Bene, rieccoci in studio, ma giusto per i saluti, per dirvi che domani c'è invece uno che è sindaco e già della Locride, che può parlarci di come intendono i comuni di sollevarsi in questa fase 2, come muoversi. Importanti indicazioni sulla propria comunità, sull'intera Locride e poi anche i nuovi rapporti che i comuni hanno all'interno anche dell'ANCI con il governo regionale e quello centrale, quello nazionale. Quindi a domani per l'ultimo 60 News della settimana con questo sindaco, che vedremo chi sarà. Grazie e buonasera a tutti.
despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Noi di Bruno Euronics ci siamo sempre, con responsabilità, spirito di servizio, uniti e solidali. Puoi trovarci in negozio dal lunedì al sabato anche nei centri commerciali per offrirti i servizi e la consulenza di sempre. Oppure puoi contattarci comodamente da casa tua. Un nostro responsabile a te dedicato ti seguirà tramite videochiamata su Facebook o WhatsApp. Alla consegna ci pensiamo noi. Bruno Euronics. Per te ci siamo sempre.